Allora, volevo che qualcheduno. No, comunque ci si No, vede. c'è un problema comune che non si sente perché arrivano più messaggi. Non sento Qua. niente, è un problema mio. Allora. Sì, No, era una domanda. è un problema mio, sì, infatti. Allora aspetta che controllo. Un attimo che controlliamo. Questa va qui, poi questo vengo, audio? No, ci sono. Eccoci. Ok. Ah, Ci sentite ok, adesso? perfetto, sono contentissima. Che piacere in collegamento con Ah, ora ci noi. sentite. Ciao ragazzi, ci sentite tutti? Quindi bene, scusate, ma qui ora vi si sente. Barbara, ciao, un bacione! Ma quindi alla fine di tutto avete visto l'inizio che Igor ha insegnato al suo corpo di ballo, ai suoi splendidi ragazzi, la coreo di Vincenzo The Nameless, ce l'avete fatta? E niente, poi avevo invitato anche i vari ascoltatori per quanto riguarda l'argomento che domanda. L'argomento era riguardante appunto i maestri di ballo Ti country. abbiamo perso di nuovo, fermo lì. Allora, guarda dove hai il microfono tu. Prova, prova. Tutti e due, on. Prova, scusami, mi permetto, ti chiedo scusa che non ci fosse qualche cosa di sbagliato, ma no, ho inserito tutto perfettamente. Non capisco, il computer mi dice che... ci sentite? Il computer mi dice che funziona bene. Non so come... Casa se ci riuscite. Aspetta che provo a rispondere a chi mi sta facendo i controlli. È andata via la linea. Ok, sembra che ci siano problemi di linea. Ok. C'è ancora il fruscio enorme? C'è qualcuno che risponde? Se li toccate fanno interferenza. È il microfono di Igor. Perfetto. Adesso li teniamo fermi, fermi e non ci muoviamo. Igor, mi Fermo immobile. dispiace. Vai. E io che volevo andare in giro per il locale. Lui stasera voleva andare in giro per il locale, aveva inventato un po' di cose interessanti per voi. Si sentono scariche frusci e secondo me quello di Igor. Allora ti do il mio e intanto io ti cambio la pila. Vai, sperando che sia la pila. Vieni. Grazie, prego. E voilà. Prova quello. Ok. Molto fruscio. Provate. I problemi della diretta. No, mamma, mi dispiace Non si può tantissimo. sistemare qualcosa. Ok, c'è ancora molto fruscio. Io Come sto va aspettando. andando? Come va andando adesso? Come va andando? Non è italiano, però funziona. Allora, noi veniamo. Va bene ora così? Si sente? Ci fa sapere? Altra tempesta. Non so cosa sia, allora, ragazzi. Allora, facciamo così, mandiamo un altro. Hai Altra pronto un altro tempesta. video? Sì, io ho pronto un altro video, quindi così dopo ci dite se anche il video,
quindi sono solo i nostri microfoni o se è proprio un problema di linea. E parto con un altro video, questa volta è di Gianlutix e questo è un brano che ha scelto lui, ma vi mando il video che così meglissimo dice. Okay. Sembra meglio. Ah, oh, perfetto. Anche il mio, solo quello di Igor. Va bene tutti e due adesso? Perché arriva in differita la trasmissione, perciò impiegano un po'. Fruscio. Vabbè. Vado. Vai col video. Eravamo chiusi prima. E siamo tornati qui al Country Road col grande Corpasin e via. Questa volta penso che i microfoni vadano bene. Io volevo ringraziare Gianlutix per questa bellissima selezione. Vi ricordo che era Pat Green, Wave on Wave, che dire se si parla di Texas Music. Pat Green è uno di quelli che l'ha cambiata negli ultimi anni, anche se l'album Wave on Wave non è uno dei suoi migliori, la canzone resta indelebile. Grazie davvero Gianlutix. Sì, anche questa è una delle più belle canzoni degli ultimi dei periodi in cui balla il two-step, anche se qualcuno ci balla il track o il two-step perché si trova meglio con il tempo, che effettivamente richiama altre tendenze, ma c'è anche chi riesce a trasformare i passi adattandoli alla canzone anche con un two-step leggermente modificato. Ecco. E, ok, allora torniamo un po' a noi, a quello che doveva essere l'argomento della serata, proprio per poter rispondere a una domanda fatta alla prima puntata da parte di Gianni di Reggio Emilia. E la domanda era un po', facevo fatica a capire il concetto che si voleva conoscere, perché era semplice, perché tanti maestri e come mai ce ne sono così tanti? Allora, il discorso sarebbe bello lungo. Inizio con un piccolo preambolo per quanto riguarda la mia esperienza. Io ho iniziato tanti anni fa, quando ho iniziato non c'erano maestri di ballo, c'era chi insegnava a Vicenza, erano due ragazze che io quando ho iniziato non conoscevo. Ho visto per la prima volta il ballo a una festa all'aeroporto di Vicenza organizzata dal CMCI, che era uno dei club, il primo club country che trattava sia musica che ballo, e, insieme ai Marines della base NATO, della caserma Ederle. In questa festa io non ho visto che insegnavano, però ho visto i balli country, al che mi sono messo alla ricerca. Alla fine, dopo peripezie, sono arrivato all'interno della caserma Ederle, ho conosciuto e ho visto come vivevano la musica country i Marines, e dopo 4 mesi siamo riusciti a portare uno di questi ragazzi in un locale a Vicenza, perciò il primo locale all'esterno della base americana, dove settimanalmente veniva organizzato un corso di ballo dove si poteva appunto andare ad imparare. Questo Marines ha fatto le prime lezioni, io ne avevo già fatte con lui all'interno della caserma, perciò ero avvantaggiato rispetto agli altri. Lui non era un maestro, però non c'erano maestri di ballo country. Lui conosceva i balli imparati in Texas e ha trasmesso quello che conosceva. Non c'erano dei riconoscimenti, il country non era neanche riconosciuto, neanche si sapeva che cos'era il ballo country all'epoca. Dopo 2 mesi che è iniziato questo corso, questo ragazzo, questo Marines, ha dovuto partire e andare via. Il corso sarebbe finito se non c'era qualcuno che prendeva in mano la situazione per poter portare avanti. Io, nella mia voglia di portare avanti il country, ho detto ok, se non c'è nessun altro lo faccio io. Non che lo volessi fare, perché ero timido, le avevo tutte per poter fare il maestro, per non farlo, però se qualcuno non prendeva in mano la situazione finiva l'avventura di questo corso e di questo locale. Perciò ho iniziato ad insegnare i balli e non ero un maestro, non c'era nessuno che potesse dare un riconoscimento, e lì poteva benissimo venire fuori qualcuno e chiedermi: ma tu chi sei? Perché insegni? Per quale motivo? Io potevo raccontarvi quello che ho raccontato a voi adesso. Ciò non fa di me un maestro, sebbene avevo le carte in regola all'epoca per poterlo fare, perché era quello che di meglio offriva il mercato, non perché fossi bravo, ma perché non c'era altro. Ok, perciò l'esperienza ve la sono fatta molto dopo.
Perciò, guardando la mia esperienza, e come sono andato avanti nel tempo, perché per almeno 15 anni non si era mai parlato di un brevetto riconosciuto per uno che dovesse insegnare il ballo country, sono venuti fuori tantissimi ragazzi che hanno portato la loro conoscenza ad altri, con i mezzi che avevamo, perciò con ciò che c'era stato passato di conoscenza. Il country all'epoca non era vissuto come disciplina, era proprio uno stile di vita. Anche il ballo faceva parte dello stile di vita, molto di più il two-step, come ho già raccontato in passato. Però quelli che si cimentavano ad insegnare non erano maestri, non c'era nessuno che gli aveva dato un brevetto, non c'era nessuno che gli aveva detto ok, tu ora puoi insegnare. Eravamo come il sottoscritto portati ad aumentare quello che è la conoscenza del ballo perché si potesse ingrandire la famiglia di questa grande famiglia country, come la si può chiamare. Poi nel 2007 è arrivato il riconoscimento federale. Prima del 2007 già c'erano le diatribe per chi aveva la capacità di insegnare, chi non l'aveva, chi si era inventato maestro senza sapere balli, chi lo fa solo per soldi, chi lo fa solo per avere immagine o quant'altro. Là, ancora meno di adesso, non era niente di riconosciuto, di organizzato, però le cose sono sempre andate avanti, sono sempre proseguite con un determinato iter, dove il maestro che ci sapeva fare, appena erano un po' di persone unite, rimaneva e continuava a lavorare. Gli altri che non erano in grado, un po' alla volta, sono andati a scemare. Questo perché magari arrivavano altre persone, gli allievi vedevano che avevano delle differenze e andavano dal più bravo, da chi si trovava sicuramente più a proprio agio per imparare i balli. Perciò è stata sempre una situazione abbastanza meritocratica, molte volte dovuta all'impossibilità di scegliere. Altre volte invece, ciao Jessie, da quella volontà di poter andare da un maestro dall'altro e scegliere da chi ci trovava. Io faccio male, io però ok. Perciò non c'era niente di organizzato, le persone arrivavano, magari chiedevano a me o a qualcun altro che faceva tempo di aiutarli per poter insegnare qualche ballo per come fare nell'insegnamento e fino all'epoca noi facevamo veramente un passaparola. Anche io non ho mai avuto la necessità di approfondire delle nozioni di maestro. Insegnavo il ballo, però non avevo mai insegnato quella che poteva essere una postura, un equilibrio, un qualcosa del genere, perché come l'hanno fatto a me, passavo semplicemente un'informazione legata al passo che fa avanti o indietro o quello che poteva essere, non c'era un determinato stile, anche perché fino al 2000 lo stile che portava avanti ed era quello che bene o male sto portando avanti ancora adesso nei balli semplici, non in quelli difficili. Perciò diciamo che è stata questa la crescita all'epoca con i maestri che c'erano. Ad oggi mi viene detto che una persona non può mettersi ad insegnare se non ha il brevetto. Sotto l'aspetto burocratico, da un anno e mezzo sì, in alcune regioni non in tutte. Insegnare sotto l'aspetto, come ho detto, burocratico, di multe o comunque non si è in regola con quello che è la legge italiana. Quel brevetto però non ti rende maestro per quello che ho visto in giro o anche per il tipo di brevetto che stai dimostrando. Ci sono tantissimi che rilasciano dei brevetti, tantissime associazioni, tantissime strutture, ma non ti fanno maestro quello. Ok? È un po' quello che ero io all'inizio. Ci sono un po' di base in più, ma manca ancora qualcosina. E adesso parliamo di un altro discorso prima che diventi ci rilassiamo un attimo, vediamo se c'è qualche domanda, proseguo dopo il prossimo video. Però per il prossimo video io riproporrei quello di un DJ che abbiamo già fatto sentire. Cosa dici? No, Quello di dal primo primo, il secondo. questo qui che abbiamo fatto adesso di Giallo Però TX.
Tu ce l'hai il numero di telefono di Gianlu? Yes, allora, yes, vediamo. yes. Tu mi passi il numero, vediamo se io riesco con il telefono della... lo prendiamo un po' alla sprovvista. Lui che non lo sa. Secondo me lui è qui che ci sta guardando. Ok. Inserisci il numero. Ta ta ta. Ecco. Voi dovreste chiamare me. Ma in questo caso, dato che facciamo una cosa un po'... No, non lo trovo. Inerente. Ah, non ce l'hai? No, non mi ha mai dato il numero. No, non ce l'ho. Allora, io intanto, mentre sta cercando il numero di telefono di... Dobbiamo fare la sorpresa a casa di qualcuno. Io volevo raccontarvi di un grande amico di questo... Cerca il telefono, è bellissimo, secondo voi. Allora, volevo raccontarvi, volevo ringraziare un grande amico di questa trasmissione che è anche un esperto artigiano, io non sapevo, e mi piacerebbe davvero un giorno o l'altro capitare nella sua grande fabbrica e poterlo intervistare e vedere dal vivo come si costruiscono i cappelli. Quindi io mando un bacio davvero grandissimo a Gigi e Laura Tacchino per essere con noi in questa avventura di Country Voice in the Night, e vi mando un bellissimo video che mi ha regalato, perché si vede un po' quello che sono in grado di fare. Ah sì, sei già pronta a copertina? Hat Company, all around the Western hat. E siamo tornati noi qui in studio, speriamo che adesso l'audio vada bene, abbiamo un ospite in... Sì. Telefono. Al telefono. Aspetta. Abbiamo un ospite al telefono. Di ciao. Ciao a tutti, come va? Oh, spero che si senta. Questo qua è DJ Gianlu TX, perché ci ha detto Karina che guardava la trasmissione. Siccome stiamo mandando dei suoi video, ora ne manderemo uno. Si tratta di Randy Rogers Band, In My Arm Instead. Esatto. Vuoi dirci qualcosa di questa canzone, perché l'hai scelta? Lo sentiamo direttamente dalla tua voce. Allora, diciamo così. Cosa l'ho scelta? Perché la Randy Rogers Band è una delle mie band preferite in assoluto. Potevo scegliere mille, ma ho scelto questa perché secondo me per molti ha un significato, e anche lui quando la canta dal vivo dice sempre che vorrebbe scrivere 100 canzoni così, perché su questa canzone la gente si conosce, balla e poi molti si sposano pure, quindi mi sembrava bella come idea. Bene. Grande, grande DJ. Perciò adesso non posso fare questa canzone. E intanto, okay. Per chi era in sentito quello che ho detto prima, fare qualche domanda. Perciò potremmo andare da ripetere l'argomento della serata. Vai con il video. E questo è bellissimo, Gianluca, è il nostro grande Gianlu TX che ha il telefono con noi. E ci siamo scambiati qualche parola, tra cui vorrei andare a ricordare quello che abbiamo fatto ieri,
vediamo se si vede. Si vede? Guarda che si Siamo vede, arrivati è lei. alla presentazione del libro di Sara. Sara Albanese con il suo Alzate le dosi che a Treviso in libreria ha presentato il libro e c'è stata una parecchia affluenza che è stato bello, specialmente vedere una delle persone che conosciamo che collabora con questa televisione, che è una nostra amica, insomma, che continua a avere. Parla tu. Intanto ti faccio i complimenti, anche se purtroppo non c'ero e ho sentito che la gente si è emozionata, e questo succede quando le persone. Rimasta e ha preso il libro, si è fatta fare l'autografo da Sara e da lì sono partiti i complimenti, sono partiti abbracci, è partita anche qualche lacrima perché Sara ha saputo con l'eleganza e la maestria che la contraddistingue, raccontare storie serie con delicatezza. Bravissimo. Hola. Hola! E adesso Sara è Bravissimo. svenuta. Grazie Giallo, Grazie Gianluca, ti davvero! salutiamo, vuoi dare un saluto agli ascoltatori, quelli che ci sono? Dai, saluto a tutti e mi raccomando, Country Voice in the Night. E poi chissà che prima o poi verrò a fare un fotobomber dietro Tranquillo alla che Stefano Bandini. sicuramente arriverà il momento, vai tranquillo che appena riusciamo. L'hai Ah sì. promesso, Giallo, l'hai promesso. Allora sì, Ok. io dovrò prendere un martedì di ferie, comunque. No, però stasera ho visto un'altra persona che mi ha detto: guarda che se ci vai voglio venire anch'io con A te, quindi posto, siamo. siamo. Io, Giallo, ho pensato che se gli diamo il via ci sarà più gente dietro le nostre spalle che qui davanti alla telecamera. Secondo me vengono tutti, fate il pullman, perché anch'io ogni. È vero, Gianluca? Ho intanto sotto qualcuno che dice: è vero? No, potremmo fare il pubblico parlante dietro. Sì, quello che non sta mai zitto. Hai presente tipo quei programmi dove ci sono i due che No, no, parlano no. e la gente di qua e di là che dice: no, 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 non è mica vera. No, 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 no. Io Mi ci vuole vorrei una proprio reality show quella. americana con Oprah Winfrey o una Ellen. Va bene, dai, Gianlu, ti saluto che vado avanti. Che mi è arrivata qualche domanda sia in privato che nella chat da rispondere per l'argomento. Poi se hai qualche Grazie. domanda, qualcosa, vuoi Ecco, c'è il ritornare, numero. intervenire, va benissimo. C'è anche il Esatto. numero, C'è come il sai. numero. Grazie, Ok, dai, Giallo. io Ciao, vi lascio, Gianlu. buon lavoro e buonanotte a tutti. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. Grazie, grazie. Vi ricordo che ho messo il numero per cui se volete chiamare, come ha fatto adesso Giallo Tix, possiamo sentirci tranquillamente, potete porre le vostre domande direttamente a Igor Pasin tramite questo numero. Igor, vai, rispondi a Katie oppure rispondi ad altri che hanno scritto, vedi tu. Sì, cercherò di dare perché come ho detto il discorso è abbastanza lungo. Ad oggi, come ho detto, il riconoscimento, dato che è stato riconosciuto il country dalla federazione, anche se con qualche problema, anche se è molto burrascosa la situazione al CONI per quanto riguarda il country, con alti e bassi, è giusto averlo perché iniziamo ad essere veramente tanti. E diciamo che riuscire ad avere un diploma ti dà una marcia in più sotto l'aspetto burocratico, dà una marcia in più sotto l'aspetto personale quando effettivamente meriti questo diploma. È giusto nei confronti dei ragazzi, è giusto nei confronti di tutti quelli che vengono ad imparare, è giusto principalmente per se stessi, perché è sinonimo di qualcuno che è andato a sfruttare, per imparare dall'esperienza di qualcun altro. Perciò qualcuno che vuole arricchire se stesso per poter lavorare al meglio in quello che propone e quello che fa. Quello che volevo dire è che non è il diploma che mi dice che fa meglio, anche per quanto riguarda il diploma che rilascio non dice che sei maestro bravo, dice che hai preso un diploma dove hai studiato per diventare maestro. Perciò hai presentato un esame dove hai insegnato un ballo che ti sei preparato a casa, dove hai risposto a delle domande per quanto riguarda il mio circuito, devono riguardare l'etica, devono riguardare il modo di porsi con i ragazzi, il modo di insegnare, come riuscire a risolvere i problemi che possono avere i ragazzi, e tutta una serie di situazioni che un maestro deve conoscere. Superato l'esame, manca la cosa più importante, l'esperienza. Molti che vengono da me sono già maestri, perciò non hanno bisogno di quello.
hanno solo arricchito in più la loro conoscenza con quello che ho potuto passare io e i miei amici, quelli che mi danno una mano, che da tanto tempo ci sono, hanno lavorato bene e mi danno una mano nel proporre e relazionare le varie argomentazioni per quanto riguarda diventare un maestro, quello che bisogna sapere e conoscere. Però è l'esperienza quella che ti fa veramente un maestro, saper relazionare con i ragazzi, avere un corso, portarlo a termine, vedere che hanno un risultato, vedere che sanno esprimere il modo che hai avuto di insegnare, cioè sanno esprimere in pista quello che hanno imparato durante il corso. Non sempre le due cose combaciano, perché ho ritrovato dei ragazzi che hanno fatto l'esame con me. Hanno magari anche ripetuto l'esame perché non l'hanno passato le prime volte, ci tenevano talmente tanto che hanno preparato così bene, l'esame pratico, faccio l'esempio dell'esame pratico, che, hanno saputo alla perfezione a memoria insegnare un bando. Però cosa succede? Che per portarmi all'esame, poter portare quel ballo, l'hanno studiato giorni, giorni e giorni. Hanno dovuto preparare quello che io vado a chiedere. Quando uno deve diventare maestro, deve sapere molte cose. Perciò hanno preparato quel ballo molte ore di lavoro. È il lavoro che devono fare ogni volta poi che durante il corso devono insegnare un ballo. Devono prepararlo, devono capire come chiamare i passi, devono capire tutta una serie di cose che fa la differenza tra un maestro che fa le cose con passione e con la voglia che gli altri imparino e un maestro che non lo fa. Perciò non è il diploma che ti rende maestro. Un diploma di primo livello è il diploma che ti permette di farti esperienza. Per quanto riguarda il circuito che porto avanti io, è il secondo livello che invece chiedo di vedere l'esperienza. Chiedo ai ragazzi, ok, da qui voglio vedere come hai lavorato, cosa hai fatto e quant'altro. Ci sono altri diplomi che vengono rilasciati, molto più difficili sotto alcuni aspetti, che richiedono anni di studio. Se andiamo a vedere, prendere un diploma nel liscio, in altre categorie, ci sono dei corsi di ballo che per diventare maestro hai un anno almeno di lavoro da fare per poter conseguire quello che è il diploma. Perciò con molti incontri, molti ritrovi, molto studio e molte prove pratiche. Nel liscio è più fattibile, come nel latinoamericano, come in altre situazioni, perché c'è molta più persone, ci sono molte più persone che partecipano ai corsi, c'è molto più giro di soldi che possono andare a coprire tutte le spese che hai avuto in un anno per diventare maestro. Nel country si cerca di tenere i prezzi un po' più alla portata per chi vuole diventare maestro, perché non tutti hanno la possibilità di avere un progetto. Ho trovato una formula molto più facile dove l'esperienza te la puoi fare andando a lavorare, che è la stessa cosa che ho fatto io. L'esperienza me la sono fatta Sul sul campo. campo ed è quello che mi ha formato di più, è quello che mi ha fatto vedere effettivamente tantissime cose. Perciò un maestro non è maestro quando ha il diploma, non è un maestro quando ha studiato o quando ha degli allievi, è un maestro quando fa vedere i risultati, quando fa vedere che conosce determinate cose e quando porta un'informazione giusta e coerente. Trovo anche molti maestri di ballo country che dicono che sono maestri di ballo country, ma di country hanno molto poco. E lì si apre Siamo. un altro universo. Metto su un video in attesa che voi Mettiamo su un ci video e mandiate bombe vediamo. o quant'altro. No, scherzo. Vado? Vai. Vado. Allora è il turno del nostro terzo, ma non meno importante, DJ, che è l'Oris DJ Italian Country Family, che ci propone, ha una selezione incredibile. E partiamo con Sam Outlaw, Ghost Town, giovane ed emergente cantante e cantautore. Nel 1982 in South Dakota, trasferito poi in California, uno dei giovani più interessanti della nuova generazione. Questo video e questa stupenda canzone sono del 2015, forse uno dei luglio del 2017 sarà in Europa, in particolare al Festival de Crapon sull'Arzon. Ah, lo rifanno allora, uno dei principali festival country europei. Eh sì, perché... Beh, ma non ho parole!
Allora, devi sapere che durante un'intervista a Tony Lewis alla Italian Country Family a Cavriago Area Feste, ebbi l'opportunità di intervistare Tony Lewis insieme a Loris DJ. Mi dicevano che forse era uno dei festival, non erano sicuri che lo facevano regolarmente, uno dei festival più grossi che ci poteva essere a livello mondiale, perché poi arrivavano da tutte le parti del mondo, perché erano davvero fiumi di musica, ore di musica ininterrotta. E quindi sapere che l'hanno fatto, che continuano a farlo, mi fa piacere questa cosa. Ecco, vedi che so qualcosa anch'io. Ricordiamo anche che in quell'occasione Tony Lewis ha chiesto fotografo DJ Loris, e ancora adesso ha nel cappello la firma di DJ Loris. Bellissimo. DJ Loris, adesso una sera che non ti vai a letto, aspetto che passino le dichiarazioni dei redditi e poi ti telefono. Sono cattiva. Un bacio a Marilu Teseo, che è collegata con noi. Grazie, signori, per tutti voi. Guardate che meraviglia, DJ Loris. E siamo rientrati qui dal Country Road per Country Voice in the Night. Sono d'accordo con Marilu, che ha appena scritto dicendo è bellissimo questo brano, e Katie Berardi lo condivide. Grazie davvero. Se Loris fosse sveglio gli telefonerei per sapere da lui che appunto che cosa ne pensa, anche se comunque l'ha illustrato davvero bene a inizio appunto di esecuzione. Allora, grazie a tutti voi che vi siete collegati, grazie, ho visto anche Vincenzo in questo momento, spero che abbia visto l'inizio di questa puntata che è iniziata apposta con If We Never Go, il ballo che ha registrato, che ha realizzato per noi, per Enerjoy, il ballo che unisce 2018. Oltre alla coreo di Vincenzo, The Nameless, ovviamente trovate anche la coreo bellissima di Marilu Teseo, della grande Family. Quest'anno erano davvero tanti, e quindi io saluto anche i Country Crazy Energy, Robbie Country, Country Tex, addirittura le Country Sister, che insieme hanno lavorato a Over My Mind, questo bellissimo brano di Fish, e anche questo è sempre in Enerjoy 2018, il ballo che unisce. L'ultima scuola che ha partecipato sempre a questo progetto quest'anno sono i Valceno Country Dance, e lui porta sempre della roba da mangiare. Ma ogni volta la parte country italiana, questi sono i cioppini. Questi non mi si sente perché non ho il microfono. I cioppini, ti devi mettere il microfono, vieni, lo devi anche accendere. Prova. Si è fatto magari si sente con questo. Si sente, ragazzi, non si so, vuole, voi dite se si sente. Tanto ho portato i cioppini, sappiate che durante le trasmissioni di Voice Country Voice c'è anche la parte culinaria. Ecco, la parte culinaria. Però adesso porto il resto. Adesso lui porta il resto, si è collegato alle casse appunto perché lui voleva girare, si era stufato di stare seduto. Ripeto che quindi le tre coreografie di quest'anno di Enerjoy 2018 le trovate sul sito di Radio Bruno, nostri partner, ed è www.radiobruno.it, sezione eventi, su in alto c'è una barrettina, scegliete eventi, compare un menu a tendina Enerjoy 2018 e lì ci sono tutti i 9 balli. Ma addirittura c'è un mezzo prosciutto, cosa c'hai? Ma cosa? Cioè, io cerco di essere seria. Comunque Enerjoy è una cosa seria, non come Igor che sta passando coi salami. Cosa accade qua? Cioè, adesso facciamo venire un po' di voglia a chi ci sta guardando. Oh, signore benedetto. Non so se si sente il microfono. Ma sì, vedo che si muove la banda, quindi ti sentono. Okay. Mi sembri un po' quelle cose. No, non si vede il tavolo, mettilo un po' più non in si qua. Vede il tavolo. Mettilo un po' più in qua, ecco, perché mi sembra un po' quelle televendite, capito? Quelli della televendita. Allora, chiamasi Soppressa Veneta. Se qualcuno non conosce la Soppressa Veneta, questa è la Soppressa Veneta. Aiuto. Facciamo vedere un po' più da vicino. Aiuto. Peccato che non si senta il profumo. Magari arriva anche là. Aiuto! Bellissimo. Chiamasi Coltello, Pietra, perché prima di tagliare la soppressa bisogna sempre affilare. Attento che adesso lui affila il microfono e taglia, cioè di ogni sta accadendo a Country Voice in the Night, questo spettacolo, appuntamento notturno allo scoccare della mezzanotte in diretta dal Country Road con Igor Pasin. Cos'hai adesso vediamo Igor Pasin nell'arte culinaria, più cool in aria che resto. Togliamo la buccia, prima operazione, la buccia, come budello. Si dice? Il budello, dicansi budello, la parte che racchiude la soppressa quest'ora, ma siete proprio matti, lo dici con me, se la mangia lui? No? La mangia. Sì, a me mi vengono dei brufoli così se mangio una cosa così adesso. Stanno telefonando Matteo Buffoli.
Pronto? Pronto Matteo, mi senti? Però devo mettere in viva voce che non so come si fa qua, perfetto. Ecco, ti sento. Ciao Matteo, di quello che ti senti di dire. No, sono contento di seguire la puntata, sto seguendo il grande maestro Igor Pavin, che è fantastico. L'ho pagato! Ovviamente. Cioè, ma tu lo stai seguendo anche che sta spettolando la soppressa? Avevi pietà? Certo, ma guarda che è normale per Igor Pavin, questa è la vita da country vera, è così, improvvisare, mangiare a orari improponibili, finire country alle 5 del mattino, sono cose normali. Sono d'accordo. Guarda che c'è il gatto, coda mozza. C'è anche il gatto, a benesso. No, volevo dire Matteo, però dopo si accumula, si assimila, perché abbiamo una certa età e dopo il metabolismo non lavora meglio. Quindi lui adesso magari se invece... Soppressa, cioppino o pan biscotto. Di più non si può. Cioè, di solito facciamo, mi ricordo le ultime serate abbiamo fatto una serie di paste, aglio, olio, peperoncino alle 4 e mezza, 5 del mattino. Ma santo, cioè, cose così, tipiche naturali che si fanno. Sì, c'è da erboristeria proprio, sì. Ma il problema è che io ho avuto la fortuna o sfortuna, dipende dai punti di vista, di prendere e imparare da Igor. E quindi cosa faccio? Io vado a fare i corsi, finisco tardi, e la cosa facciamo? Andiamo a mangiarci le focacce, facciamo un piatto di pasta. Cioè, i miei corsi che faccio di Bado Country ho imparato da Igor, che minimo fino alle 2 o 3 di notte stiamo in giro, perché così, queste country, mai è così. Allora, ai miei tempi lo chiamavano sciupanotte, poi è uscito il country, adesso si dice country. Si chiama country. Ah, ma ditelo! Il nome, ma il concetto è uguale. Va là. Maestro qua dice che ballando si passa tu. Ecco, vai, mi vengono i brufoli. Alla volta, signori! Imbrufolati. Che non è imbufolati, che è un'altra cosa. Grazie, caro. Mangione Beoni, non lo so, io guarda questa prima, cosa. No, Matteo è di Brescia, Bergamo o Brescia adesso? Adesso vivo a Brescia, sì. Ecco, allora Matteo, ci devi seguire la domenica sera dalle ore 22 su Video Brescia. C'è sì, una puntata nostra in TV sul 200. Ah, canale 273, Video Brescia, trasmettiamo. Hola. C'è sempre Igor. Okay. È sempre Igor, no? Pensavo che ci fosse, non so, una bella country girl. Sarebbe meglio. Bene, dai, io non ho ancora finito il discorso di prima riguardo i maestri, però tu hai chiamato per qualche domanda riguardante a quella situazione. Ma non lo so, guarda, a parte portarmi a soppressa, io ti aspetto, se vuoi, tanto una mezz'oretta sei qui da me, come guardi, vuoi tu, in 4 ore 20 minuti sei qua. Attenzione, attenzione, non ha la macchina, non potrebbe la macchina. Venire in treno e qui ci vorrebbe. No, non ci sono problemi. Si mette a galoppo uno dei suoi cavalli e i suoi cani, che sono cavalli praticamente, e gioco uno di quelli. Ieri sera mi si è rotta la macchina. Calma, aspetta, stasera a caso vuole che una mia corsista mi ha fatto una domanda bellissima. E ti ho pensato un sacco. E stasera ho detto, mi collego alla puntata e gli dico al mio corsista di seguire, magari collegato, comunque magari la faccio vedere in differita. E quindi la risposta, mi dicono i brevetti in base alla possibilità che un maestro potrebbe anche insegnare fra di corsi. Ma qualcuno mi dice, ma vabbè, uno fa il percorso di country, uno fa il percorso, balla per un paio di anni, fa il brevetto per prendere maestro, vabbè, allora dopo quando ha preso il brevetto è già capace di insegnare, perché se ha preso il brevetto vuol dire che è capace già di insegnare. E io ho detto, okay, ma ci vorrebbe qua Igor che prova a spiegarti un po' alcune cose che secondo me potrebbe illuminarti d'immenso. Ok, provo, vado. Vado, ci sentiamo, vi auguro una buona serata, una buona puntata, un buon possibilmente di mangime tenete in parte qualcosa per me che la prossima volta vengo anch'io. Va bene, adesso. Se vuoi, dai, in caso se non è esaustiva la risposta, richiami o... Richiamo, io però dalla prossima puntata, visto che tutti questi grandi amici insomma vogliono assistere, farei proprio la tribuna destra, sinistra, sì, i sì, i no, con le palette in mezzo io e te, ci spatacchiamo le orecchie.
Non ci sono problemi, vabbè. Io giudico volentieri, prenoto e prima possibile ti raggiungo. Dai, dai, volentieri, grazie. Ok, dai. Ciao, ciao Matteo, ciao, ciao. Ciao. Ok, allora proviamo. Io avevo già dato un po' di risposta nel sì, in quello che avevo detto prima. Cerco di essere un po' più preciso. Ci sono, come ho detto, vari diplomi. Ci sono dei diplomi che come lo prendi sei hai più autorevolezza perché hanno un percorso molto lungo. Perciò quando hai un percorso che magari dura un anno, uno o due anni, dove ti trovi con gli, i vari maestri, perciò proprio come a scuola, almeno una o due volte alla settimana, e lavori per capire che cosa devi fare, fai pratica nel campo, vai a fare pratica con gli allievi e poi porti all'esame la tua esperienza, ecco che in quel caso hai un diploma che ha più valore rispetto a uno che invece in due o tre incontri rilascia già un diploma. La differenza principalmente è che hai avuto molto più tempo per essere messo alla prova, essere valutato sotto l'aspetto anche di relazione con le persone e quant'altro. Altri diplomi invece hanno la specifica, dove oggi non ti puoi fare esperienza sul campo a casa se non hai già un diploma. Perciò quello che viene rilasciato in molti casi è un diploma che ti permette di farti esperienza. Quando trovi nel diploma che è riconosciuto come maestro di primo livello, vuol dire che hai studiato le basi per diventare maestro. Perciò se hai una persona, un allievo che ha dei problemi per quanto riguarda il ballo di tempo, sai come agire perché l'hai studiato. Hai una persona che ha dei problemi motori, sai in quale altra maniera andare a lavorare. I problemi di memoria, ci sono più memorie, c'è la memoria corporea mentre, e poi c'è la memoria quella che conosciamo tutti. Ci sono tantissime cose che se non le studi non le puoi sapere. Però come nel caso del diploma che rilasciamo noi come AICS, il percorso dura circa 4 mesi, con fino adesso era solo un incontro, un weekend, perché poi si lavorava a distanza attraverso Facebook, attraverso delle pagine private solo per chi si è iscritto al corso, dove si andava ad aiutare, a dare dei consigli e quant'altro, e c'erano 4 mesi di preparazione dove le persone dovevano studiare tutto. Però non hai queste persone sotto gli occhi che li vedi giorno per giorno lavorare con quelli che sono gli allievi. Perciò il diploma che viene rilasciato è perché hai superato un esame che fa vedere che hai studiato le basi, che hai studiato e capito come poter aiutare le persone a livello teorico, non pratico. Hai dimostrato che sei capace di insegnare un ballo, ma è uno quello della prova pratica che porti. Non sono dei balli fatti settimanalmente o anche due o tre volte alla settimana, perciò non possiamo sapere noi esaminatori se ti prepari i balli nella stessa maniera. Perciò il diploma che viene rilasciato è un diploma di primo livello, che è un diploma che ti permette a livello burocratico di lavorare, ma non ti dà ancora quella certificazione di maestro esperto che ha un'esperienza per aiutare le persone. Ti dà il riconoscimento che hai studiato le basi, niente di più. Come ho detto, quello che ti rende un maestro è l'esperienza, aver lavorato, aver perciò tenuto dei corsi di ballo, possibilmente, come consigliamo sempre, con l'aiuto e l'accompagnamento di qualcuno che da più tempo lavora, o comunque quando c'è un minimo di problema, quando si vede che si hanno dei problemi nei risultati durante il corso, nel circuito nostro ci si può collegare con me o con altri maestri per poter avere dei consigli e poter superare perciò le varie problematiche. Perciò vado a ricordare che quello che viene rilasciato è un diploma che ti permette di fare esperienza. Quando invece poi ci troviamo un diploma di secondo livello è diverso. Un diploma di secondo livello vuol dire che una persona ha fatto il suo percorso, ha tenuto dei corsi, ha portato dei risultati, ha fatto vedere i vari risultati, ha fatto vedere che è capace e ha già un'altra impostazione, ha già un'altra impronta in quello che può essere andare a lavorare con le varie persone. Perciò la differenza principalmente è questa: un diploma di primo livello, non sei un maestro,
hai un riconoscimento perché hai studiato le basi e le sai per essere un maestro. Che ti rende un maestro è l'esperienza. A raggiungere un diploma di tecnico di secondo livello o quant'altro, allora quello dà una certificazione in più. Da tenere conto che io conosco tante persone che non hanno un brevetto da maestro, non lo vogliono conseguire perché magari sono anni che insegnano e non sentono quell'esigenza di far vedere allo Stato che sono in grado, lo fanno tra amici e non chiedono soldi, perciò non serve quella determinata riconoscimento, e sono più bravi di alcuni che hanno anche il diploma. Perciò non è il diploma che ti rende maestro, è sempre la persona che fa la differenza. Quello che possiamo fare noi, io come tecnico che rilascia dei diplomi insieme a chi mi sta dando una mano, come la Midas che abbiamo visto prima su alcuni dei messaggi, come può essere l'NTA o qualsiasi altra struttura, hanno il loro modo di riconoscere dei maestri e hanno un loro modo per dare delle basi per poter far sì che le persone facciano bene il loro mestiere, ma sono sempre alla fine le persone che fanno la differenza. Spero di aver dato una risposta chiara, esaustiva. Quindi aspettiamo, se per caso non ha dato la risposta che volevate, perché alle volte si fanno le domande sperando che si risponda a quello che si vuole, e io vi proporrei un altro brano. Bene. Vero? Certo. Intanto che? Allora, io torno con ovviamente il nostro DJ Renegade. Fermi qui, prima vi leggo. Allora, abbiamo detto che poi non abbiamo neanche chiesto se dormiva oppure no, però la prossima volta magari lo intervisteremo. Renegade, se ci sei batti un colpo. Se ci sei telefonaci, così spieghi tu il tuo pezzo. E nel frattempo io intanto mangio. Ecco, intanto mentre lui mangia io vi propongo appunto la seconda selezione dalla DJ Renegade, che è la residence qui di Country Road, e ci propone Phil Vassar, This Is God, da un artista country originario della Virginia che non ho mai incontrato, ma al quale sento di dovere molto grazie alle sue canzoni. Resta impresso per il suo pianoforte, che è presente in molte delle sue composizioni, e per la sua melodia dolce e malinconica allo stesso tempo. Questa è una delle sue canzoni che reputo più profonde. Quindi da il DJ Renegade, grazie davvero ad Andrea, Phil Vassar, This Is God, e questo è ovviamente il nostro DJ Renegade, così ve lo faccio vedere, e questo è... Però devo dire complimenti a DJ Renegade, perché è davvero molto bella questa canzone. Poi parlavo adesso con Igor dietro le quinte, dicevo è molto bello vedere tutte persone giovani, e mi chiedevo appunto... Oh, mamma mia, la sua pace. Io sto facendo la seria, non si riesce qua. E quindi stavo pensando al fatto di come si riesce a capire che non è una canzone romantica da ballo lento, ma è classificata country, perché sono selezioni comunque di country. Allora mi ha detto poi che mi spiegherà, Igor, mi spiegherà. Vai, qua arrivano domande su domande. Vabbè, allora, per quanto riguarda la musica, è sempre un argomento anche difficile. Molto delicato. Molto delicato, perché ci sono una marea di pensieri. Quello che fa la differenza secondo me è il parere di chi è esperto nel settore, perciò di chi la musica la studia, che un DJ può studiare ciò che c'è sul mercato, ma a meno che non sia anche uno studioso di quella che è la musica, della sua storia, di quello che ne può portare avanti, diventa difficile poter dare delle identificazioni ben precise per quanto riguarda la musica, e che comunque anche in quel caso per quanto riguarda il country diventa complicato, perché molte volte ci troviamo in situazioni di canzoni borderline dove non si sa bene dove collocarle. Però faremo una puntata anche dedicata alla musica e a come riconoscere quella che potrebbe essere una sonorità più legata al country piuttosto che a un country pop, piuttosto che a una musica pop o rock, o quelle che potrebbero essere le differenze, insomma, tra i vari generi. E lo faremo con un musicista, perché io sono un maestro di ballo. Posso parlare di musica, ho la mia esperienza sebbene da tanti anni, ma non ho mai studiato la musica così in profondità come può aver fatto uno che suona uno strumento e che l'ha studiato proprio perché voleva capire effettivamente da dove arrivano i suoni, le percezioni, tutte quelle situazioni che possono creare delle differenze tra gli stessi accordi che creano una musica rock piuttosto che country, piuttosto che rap o quant'altro.
Perciò faremo una serata anche dedicata alla musica. E niente, vediamo se arriva anche qualche altra domanda rispetto al discorso dei maestri, e, che non so se sono stato esaustivo in quelle che sono state le mie risposte, perciò vediamo se serve qualche specifica in più o qualcos'altro. Poi di cosa possiamo parlare ancora, perché ci sono delle altre domande che adesso non ricordo perché sono trascorse, sono passate, sono talmente tante. Allora c'è gente che dice che però perché non arrivano solo in chat, arrivano anche sul telefono, sì, e così sì, aspetta che hanno commentato dicendo che comunque l'esperienza se la fanno sul campo, perché dopo aver preso il patentino da maestri, giorno dopo giorno insegnano, fanno corsi, e comunque anche nel avere davanti un allievo, in automatico mentre insegnano imparano loro stessi, che comunque è una bella come gavetta anche avere delle persone alle quali insegnare, perché mano a mano che insegni apprendi anche come insegnare meglio, come trasmettere, e forse quello sul campo, diciamo così, è il lavoro più duro, è quello che ti rimane più impresso, è quello che ti cresce più in fretta. Non so se poteva allora, essere sotto un certo aspetto dipende, quello, il lavoro sul campo ci vuole, serve, solo che quando lavori sul campo commetti degli errori e impari dai tuoi errori. Se prima vai a fare un corso per poter prendere un diploma, tu impari già dagli errori degli altri. Poi quello che devi farti è l'esperienza sempre e comunque, ma non devi fare determinati errori perché ti è già stato spiegato un determinato percorso. Esatto. Perciò se tu cerchi di insegnare un passo a quella persona, e quella persona non entra quel passo, non entra, e continui, finché di tua iniziativa vedi che non riesci, provi in una maniera diversa, provi in un'altra, alla decima volta, ventesima volta ti riesce, ecco che magari se invece prima sei andato a fare un corso, ti dicono prima impara a capire qual è la percezione di quella persona, come comprende, se lo impara vedendo, se lo impara attraverso l'udito, e poi vai sull'esercizio che può aiutare quella persona. Perciò vai a trovare tutte quelle scorciatoie perché passi attraverso l'esperienza di altre persone che ti hanno insegnato e spiegato come poter deviare alcuni errori che si possono fare nel proprio percorso. Ecco perciò che un diploma aiuta proprio perché passa attraverso l'esperienza di altre persone. Ok. Molte volte i ragazzi che vengono per prendere il diploma quando faccio i vari corsi sono già insegnanti, hanno già esperienza, lavorano già, vado a spiegare qualche tecnica e allora vado magari sul nome specifico, vado sull'azione meccanica, dico questo esercizio si chiama azione meccanica, funziona così e funziona così perché lavora così, così e così, e tutti quanti questi qua che magari già la usavano mi guardano, ah, ecco perché funziona, ecco perché a volte funziona, a volte no, perché c'è da tener conto di quello, cioè persone che già hanno esperienza ma magari nessuno si è soffermato a capire perché alcune cose funzionano e altre no, perché alcune cose funzionano con alcune persone e con altre no. Ecco che magari quando si va a partecipare a un corso che ti forma come maestro ti dà delle basi che possono dare anche delle spiegazioni, dare delle indicazioni su come poter migliorare. Questo non vuol dire che quello che sto facendo io è il top, perché io ho imparato anche attraverso questi corsi, magari da alcuni maestri che hanno la loro esperienza e hanno portato un input in più. Ok, perché come ho detto all'inizio di questa trasmissione, la prima puntata, ho detto non sono qui perché sono quello che sa tutto, no. Sono qui perché amo il confronto, amo parlare con la gente e amo portare la mia esperienza e anche imparare qualcosa dagli altri. Perciò più si riesce ad avere un rapporto di comunicazione, specialmente quando si hanno idee diverse, più si riesce ad ampliare il proprio orizzonte e capire anche punti di vista che prima non si capivano. Certo, sono d'accordo su tutto, okay. Io sono sempre così. Arrivano dei gran saluti e parlano della soppressa, te lo voglio dire, però fai te. La soppressa, allora è fatta in casa. La soppressa è questa, me l'ha portata un ragazzo che si chiama Luca, viene poche volte, ma quando arriva a trovarmi qui al Cantoriodo mi porta sempre qualcosa, è un grande. Meraviglioso, allora, meraviglioso. C'era un altro argomento qui che vedo che è un po' puntiglioso. Okay. È molto importante questo argomento. Viene fuori da Marilu e dice
Anche io ero magra prima di iniziare a ballare. Poi non ho capito cosa è successo al mio metabolismo. Effettivamente. Anche tu, Marilux, sei andata avanti con la corsa. Il problema di quando si va alle serate country, non tutte, ma la maggior parte quelle che si fanno qui, è che vai a ballare, sbaltisci, ma ogni tanto ti trovi sotto, oh, cacchio, un whisky, cos'è? Bisogna assaggiarlo. E prendi il whisky, poi arriva la mezzanotte, all'una, all'1:30 di solito qui, c'è gli spaghetti aglio, olio e peperoncino. Appunto, poi c'è, cioè non è la ci sono i giochi della variante al banco, che mentre balli devi correre al banco, bere, ritornare a ballare. Ci sono tutte quelle cose un po' particolari che effettivamente aiutano a cambiare il proprio metabolismo, ma non in meglio, sebbene c'è più movimento. Ma come? Ma io sono io ho questa idea dove il ballerino, la ballerina di country sono tutti esili, che i jeans gli stanno perfetti, gamba lunga, slanciati, perché ballano sempre tanto, per cui sono sempre mega allenati, che cioè un filo di grasso. Io non so niente, dove sia andata a vedere le serate country. E invece ci sono, però c'è di tutto, no? La serata sì, country sì. È bello perché coinvolge, sì. È bellissimo. Poi anch'io, vedi, molte volte sembro magro perché ho la pancera, stringe, o metto sulla cintura, chiudo, poi metto il jeans stretto da donna. No, quello no. Poi magari quando senti qualche uomo parlare con la voce un po' più alta, perché appunto aveva quei jeans da donna che vanno a stringere qualche parte. No, non si può dire. E adesso qui la domanda nasce spontanea. Un altro video! Non me le devi chiamare così! Ma il country, ti ho vissuto il country da tenera età, che sì. Quindi è passato negli anni 60, 70, 80. No, piano piano, cosa anni 60? 90, 100, 110. Volevo sono dire! Sono nato negli anni 70. Appunto, in quell'età lì andavano i pantaloni stretti con la gamba d'elefante. Anche nel country c'è stata questa interazione di moda. È arrivata anche nel country questa influenza? Dipende, anche lì ci sono tanti modi per vivere il country. Per quanto riguarda come vivo io il country, non si guardano molto le mode. Si guarda proprio ciò che è più tipico per quell'ambiente, quello che si portava, che si è sempre portato e si dava molta importanza, erano i jeans, dovevano avere, per come poi si è evoluto il movimento e quant'altro, la cucitura era esterna nei pantaloni. Ah. Ok. Perché andando via a cavallo la cucitura interna effettivamente creava qualche problema. Allora c'erano i jeans che erano creati proprio per lo stile country, e non possiamo dire le marche, non possiamo dire che era prime era Wrangler. Comunque le cuciture erano esterne e non interne. Ma sono qui non c'è mai stato nessun cowboy, non hai mai incontrato nessun cowboy che aveva il stretto la gamba. Ci sono le persone che magari anche tempo addietro, quando c'era la moda della zampa d'elefante, facevi le feste nelle sagre e quella e arrivavano. Moda, arrivavano, vedevano, è bello, voglio imparare, venivano al corso e cosa avevano? Non avevano già il loro vestiario country, venivano con quello che avevano, perciò ti trovavi di tutto. La soppressa a due. Poi c'è chi si immedesimava in quello che stava facendo e un po' alla volta, prima iniziato con gli stivali, poi col cappello, poi con i jeans e così via, finché si è comprato il cavallo e poi è andato a vivere in collina. E via. E mangia alle 2 di notte gli spaghetti con l'aglio e il peperoncino. La cosa che volevo chiederti era, quando uno fa un corso di country, la prima cosa che deve acquistare è lo stivale? Perché ti dà già la postura, anche nella coreografia più semplice, ti dà proprio l'impronta, la postura di come muoverti nella coreografia. O all'inizio va bene anche le scarpe da ginnastica, perché tanto l'importante è sviluppare la memoria e ricordarsi le coreo. Allora, lì dipende. Io non ho mai dato consigli alle persone su quello che deve comprare, a meno che non mi veniva chiesto. Certo, certo. Erano liberissime di venire a ballare come volevano. Quello che io consigliavo, per il tipo di ballo, di stile che porto avanti, lo stile honky tonk, di avere delle suole di cuoio. Ok. Oppure ci sono anche le gomme che riescono comunque a scivolare, perché nello stile che porto avanti io, per ballare bisogna scivolare molto, si scivola. Perciò la suola di cuoio, lo stivale, anzi diciamo che il ballo stile honky tonk
deriva molto da quello che era il bestiario già originale. Ok? Le persone che ogni ballo quando si è evoluto in base a quello che rappresentavano le persone che portavano avanti quel determinato genere. Se noi andiamo a vedere il funky, hanno delle suole di gomma, il ballo che ne è conseguito ha molti salti con dei movimenti veloci, facendo grip per terra perché la gomma non ti fa scivolare, perciò il movimento che ne consegue ha degli scatti molto veloci. Perciò i balli che vengono fuori da delle scarpe di gomma hanno quel genere di stile. Se noi invece abbiamo, per quanto riguarda il canto, è quello che posso parlare di più perché è quello che conosco, il mio stile, una sola di cuoio è quella che ti permette di poter avere delle evoluzioni in un modo di ballare mantenendo uno stile corretto per poter essere rappresentativo in quello che stai facendo. Perciò può essere anche la scarpa da ginnastica se è una gomma che scivola, che ci sono. L'importante è che comunque scivoli all'inizio del corso, poi dopo credo che venga naturale quando è un po', puoi comprarsi lo stivale, no, comprarsi... Sì, poi uno è libero, logicamente quando fai parte di una situazione dove tutti quanti danno una certa importanza al vestiario, ti senti parte di questo e un po' alla volta ti porti. Ci sono molti maestri invece che non danno molta importanza a quello che è il vestiario perché ballano anche qualcosa di un po' più moderno come country. Perciò il cappello arriva molto dopo, magari neanche arriva. Ah, ok. Dipende okay. da come si vive il country. Perciò certo. ognuno è libero di viverlo nella sua maniera. Molte volte ci si intravede in quello che può essere il maestro, effettivamente. Era perché pensavo fosse... Se uno viene da me, effettivamente, un po' alla volta il cappello, si stivali, la fascetta. Allora, prima di tutto gli stivali, poi il cappello... Ah, prima in gradazione, che allora, cosa quando uno inizia ed entra, inizia, si avvicina a questo mondo. Soldi, tutto subito, se uno prende soldi, inizia a vedere quello che costa meno per poter fare le cose che vuole. Perciò se trova l'occasione degli stivali che svendono usati a 10 euro, fate degli stivali. Se invece ci sono gli stivali che costano 200 euro e uno vuole iniziare a fare qualcosa, a 20 euro a disposizione si compra i jeans. Ah, quindi non c'è una cosa prima di un'altra, va bene. Sinceramente non l'ho mai pensata. Non ho mai fatto una classifica. Sai perché? Perché pensavo, tu ne vedi talmente tante di persone che si avvicinano a questo mondo, che poi si innamorano a tal punto che rimangono per sempre country, solo country. Ci sono invece persone che magari si avvicinano, dicono vabbè, è divertente, ma non è per me, faccio anche altre cose. E hai notato che c'è una certa procedura, cioè che bene o male tutti si comportano allo stesso modo, che la linea di massima è prima partono con gli stivali, poi si prendono il cappello. Sì, andiamo a vedere quello che è una serata, le persone che vengono alle serate, la prima cosa che si comprano è un cappello. Se andiamo a vedere chi invece fa i corsi di ballo con me, la prima cosa che si prendono sono gli stivali. Gli stivali. Perché nel ballo servono gli stivali. Per andare al bancone al bar o farsi la serata, il cappello è quello che ti immedesima di più. Di più. I jeans, bene o male, tutti li hanno già, poi un po' alla volta inizieranno a prendere quelli più adatti. Poi di seguito arriva anche la cintura, la fibbia, la camicia. Certo. È vero, anche la fibbia è una cosa molto importante nel country, vero? È importante perché è una cosa che le persone sono abituate a vedere, ma effettivamente non sanno che cosa c'è dietro la fibbia. È il belt, festival. Molte persone danno un significato alla fibbia, il perché viene portata da un ballerino, da uno che vive il country, perché è la fibbia. C'è quella situazione, perché ne parleremo la prossima volta, che così se svegliamo tutto subito non è... La prossima volta vediamo di prendere qualche come argomento, lo svilupperemo anche in poco tempo, di quello che potrebbe essere il cappello, il significato del cappello, perché come mai c'è, come viene vissuto, le varie differenze in quelli che sono i vari stati, e lì ci potrà dare una mano grande Tacchino. Infatti. E magari ne parliamo anche della fibbia. Gli stivali, la camicia ne parleremo una seconda volta. Dai. Mentre per i jeans chiameremo uno dei sponsor di questa trasmissione, che dovremo perciò mandare in onda anche quelle che saranno i suoi oggetti, ed è Stefano. Come si chiama di cognome? Zecchini, scusa, benissimo. Che ha molte oggettistica della Wrangler. Aiuta Tacchino per quanto riguarda i cappelli, e lui ci potrà parlare un po' più
a fondo di quelli che sono i pantaloni, jeans, tradizione, storia e quant'altro. Poi, già che ci siamo, la trasmissione che noi stiamo portando avanti, questa trasmissione ha un canale, viene pagato un canale, viene pagato degli spazi, ha un po' di spese e perciò quello che ci mantiene adesso, ora come ora, sono degli sponsor. Come sponsor, quello che noi chiediamo sono tutte cose inerenti al country. Se qualcuno vuole pubblicizzare i suoi prodotti, il suo corso di ballo o qualsiasi cosa all'interno della trasmissione, noi siamo qua disponibili, anzi ci fa solo più È piacere piacere. perché è una mano per poter continuare ad andare avanti con quella che è la trasmissione senza dover diventare matti e far spendere a Tacchino tutto lui le spese che abbiamo. E E a per questo Stefano. ringraziamo tantissimo Gigi, che invece ci ha già mandato un sacco di materiale, bellissimo peraltro, e vi volevo far vedere questo filmatino, è piccolissimo ma secondo me è molto molto carino, visto che il primo ve l'ho fatto vedere prima, mentre Igor era sparito e quindi io... per tutti voi. Hat Company, all around the Western hat. E siamo tornati mentre Igor ovviamente continua con la sua Che soppressa. cacchio, devo mangiare, devo Ah, nutrirmi scusami, io. non avevo capito che non avevi il microfono, ti chiedo scusa. Allora, io rimango davvero affascinato, un giorno o l'altro penso che capiterò nell'azienda di Tacchino perché voglio davvero vedere come fa a fare i capelli dal vivo e vorrei sapere da dove ha preso questa esperienza, perché secondo me queste sono cose talmente particolari, come tu hai appreso dalla caserma Ederle, quindi hai toccato con mano, sei cresciuto in quella realtà. Anche questa qui non è una cosa che secondo me si inventa, questa No. manualità, questa bravura, maestria, no? Oddio, alcune cose si possono anche inventare perché poi ognuno mette il suo, mette la propria individualità in quello che sta facendo, perché alla fine anche quando impari un'arte, un mestiere, un qualsiasi cosa, la gestualità, la manualità è la tua, il pensiero che metti è sempre il tuo, perciò in ogni situazione che noi vediamo che si crea, penso che c'è, penso, secondo me c'è sempre quella parte individuale che fa la differenza, che crea un po' la differenza. E io ho visto da tacchino, perciò sono avvantaggiato, Sei sono andato. andato poco per mia sfortuna, però ho E visto il hai visto anche suo fare un cappello ufficio, dal non l'ho visto vivo? fare, ma ho visto l'attrezzatura e sono rimasto così, ma ancora così la fai? Non fa tutto così, però, perché logicamente una cosa artigianale fatta a mano richiede una clientela piccola. Sì. Adesso Tacchino è diventato un nome comunque conosciuto Conosciutissimo. e deve avere una produzione sicuramente maggiore. Ciò non toglie che ha ancora la capacità e la possibilità di fare le cose fatte a mano. E ho potuto vedere alcuni di questi macchinari, alcune di queste situazioni. Addirittura dei Sì, macchinari appositi. delle macchinari, delle attrezzi artigianali che venivano utilizzati una volta da chi a mano faceva i cappelli e quant'altro. Ma che roba, Sì, chissà dove li avrà trovati. magari Ma era del suo papà?
Cioè, l'ha trasmessa suo Adesso papà? non mi chiedere troppe cose, già io ho poca memoria. No, perché queste cose qui magari vanno. Non mi ricordo. Ad esempio, tu hai imparato il country perché anche i tuoi genitori in qualche modo ballavano country, quindi ti hanno inculcato il country fin da tenera età. Non esisteva nemmeno. Io l'ho visto, come ho detto, la prima volta come ballo. Nella caserma. In questa festa a Vicenza. E, no, io quando sono nato avevo un fratello 13 anni più grande di me. Lui è sempre stato eclettico nella musica. Quando sono nato era appassionato di Igor Stravinsky, il che ha fatto sì che io mi chiamassi Igor, che è un bellissimo nome. Russo. Sì, a Stravinsky sì, con il lago dei cigni, che non ha niente a che vedere con il country. Però poi mio fratello ha cambiato gusti e da quando ho compiuto 16-17 anni in poi ha sempre ascoltato del West Coast, a partire da John Denver, Cat Stevens, Neil Young. Io sono cresciuto con Cat Stevens. Cat Stevens ce l'avevo finché ero piccolo, sempre sotto, e sono innamorato di Cat Stevens. Ma quindi vedi che è una cosa che ti viene dalla famiglia anche? Se no, perché un ragazzino giovane come te va direttamente verso quel tipo di musica? E non... Io non so se è stato quello, perché probabilmente si nasce già con una predisposizione, perché io con i miei figli, che ho due bambini, uno di 13 anni e uno di 10, al più grande piace e vive il country, gli piace la musica e quanto gli piace il ballo, il più piccolo invece no, gli piace anche proprio tutto un altro tipo di musica. Perciò sebbene è vicino a me, che gli faccio sentire le canzoni, loro conoscono a memoria, c'è stato un periodo che andavamo sempre via a farsi un viaggio, dove in quel periodo avevo sempre su in macchina il CD, l'album di un cantante country famoso che ha fatto Natural Disaster. No dai, sto scherzando. Non mi ricordo più fa. Sto scherzando. Comunque si sono imparati le varie canzoni, le varie compilation che avevo in macchina, che mi facevo ascoltare, e le sapevano a memoria. Entrambi le cantavano. Ma tu pensa. Non sanno l'inglese, ma a forza di sentirle le facevano sempre sentire. Le hanno memorizzate, le imparavano, le cantavano. Però il più grande è rimasto attaccato a questa cosa, mentre il più piccolo no. Perciò quando nasci hai già una predisposizione, secondo me. Perciò sicuramente aiuta avere, aiuta, non è che aiuti perché è giusto fare quella cosa. No, certo, certo. Sicuramente sì. Diventa più facile andare in una direzione rispetto a un'altra quando vicino a te hai qualcuno che ti fa crescere con determinate cose, situazioni, musiche e quant'altro. Sì, sì, sei anche più fortunato e hai anche più possibilità. Va bene, allora noi torniamo con il nostro DJ Giallo Tix, che ci propone, vi chiedo scusa perché ve la è devo quello leggere. Quello che abbiamo chiamato prima. Chris Knight, è quel signore che abbiamo chiamato prima. Ah, il barbuto. Quello appoggiato alla balla di fieno. Sì, uno dei DJ stellati. Uno dei tuoi tre DJ stellati. No, lui si definisce un DJ da bancone. Anche. E questa definizione che è da Wikipedia, direttamente da Wikipedia, sì. Poi spero che un giorno ce la spieghi, perché appunto... Ma è più facile essere che sia rappresentata che spiegata. Va bene, sì. Allora aspetteremo questa rappresentazione da Giallo Tix, sì. Il DJ da bancone. Io ci barcone. Provo, quando seduti si va male perché è basso, bisognerebbe avere il bracciolo più alto e allora si può fare il design da bancone. Voilà. Allora, stavo pensando che ci propone Chris Knight, Becky's Beeble. Iniziamo con un artista che farà enorme piacere al grande DJ Loris. Sto parlando di Chris Knight, nativo del Kentucky. È quello che rilascia gli autografi agli altri DJ Loris, sì. I cantanti che vanno. Loris è buono come un pezzo di pane, amore. E dunque, dov'ero? È divenuto texano ad honorem grazie al senatore Ricky Perry nel 2006, e la canzone è Becky's Beeble. Vuol dire che era un extra comunitario prima? Ma non lo so, ma... Fai quel video, ma... Ti rimando in treno con Ladin. Allora, signori, un'altra selezione dal nostro grande Giallo TX per tutti voi. Guarda che bella balla di fieno.
E siamo tornati dopo questo grande giallo TX e come potete vedere c'è Igor che va avanti e indietro. Cos'hai fatto, Igor? Cos'hai fatto? Guarda che si sente. Igor, ti volevo dire che ti sono arrivati anche dei WhatsApp nel cellulare che c'è qui in sovraimpressione, okay. Quindi probabilmente ha funzionato. Che mi faccio il caffè, io tu saluto a tutti quanti quelli che ci sono in linea. No, ascolta bene. No, ma allora io volevo ringraziare innanzitutto GialluTX, poi manderemo un altro brano di Lo. No, si sente più il casino che fai per fare il caffè, cioè batti piano. Allora, no. Non riesco neanche a parlare. Allora, volevo ringraziare Sara, Marilu che è ancora alzata, adesso manderò un brano del grande Loris DJ e poi Sara Albanese, grazie degli auguri e dei complimenti, e Teddy Fournet che mi ha detto Igor di salutarlo, che è molto contento che lui sia collegato con noi e che ci ascolti, anche se magari non capisce perfettamente l'italiano, ma io so che certamente Sara, che è eccezionale, farà una traduzione simultanea a Teddy per ringraziarlo per essere stato qui. Dai, con la noi la facciamo lavorare, la facciamo veramente in questo momento. Sara ha detto ragazzi vi saluto, buonanotte. Lei ha ancora l'adrenalina della serata di ieri sera in realtà. E volevo salutare anche Monica che si è collegata da poco, Monica e Vincenzo di The Nameless, ricordando che questa puntata noi l'abbiamo aperta con la loro coreo che è stata realizzata quest'anno per Enerjoy, il ballo che unisce, che trovate sul sito di Radio Bruno. Pensate che Igor l'ha insegnata ai ragazzi del corso di country qui e siamo partiti con la puntata proprio ballando If We Never Go. Mi dispiace perché alcuni mi hanno detto che non si sente l'audio, spero che si sia sentito a un certo punto, ma era appunto la coreo di Vincenzo e Monica del Nameless per Enerjoy, il ballo che unisce. Se volete vedere tutti gli altri balli, sono 9, non solo balli di country, ma balli di un po' di tutte le scuole di ballo, perché come dico sempre, Enerjoy è il ballo che unisce, prende moderno, folk, hip hop, latino e country, li trovate tutti sul sito di Radio Bruno, su ci sono le varie etichette, scegliete eventi, la tendina che scende è Enerjoy 2018 e li trovate tutti. Per cui potete impararli tutti e venirli a ballare con noi quando il 30 di giugno è un sabato al Villaggio della Salute Più. Quindi siamo diciamo un po' a metà strada di tutte queste grandi scuole ed è una collina di tutto relax, piscine, giochi d'acqua dove tutto il giorno saremo lì tutti insieme e la sera la pista sarà tutta la nostra di Enerjoy, il ballo che unisce. Per cui si avvicenderanno sul palco tutte le scuole di country, della Family, Robby Country, Country Taxi Energy, Country Crazy Energy, scusa Katie, non la infilo mai, e poi anche le Country Sisters vengono e ancora i Valceno Country Dance e ovviamente anche Vincenzo e Monica che mi hanno già dato la loro adesione e ovviamente anche tutti gli altri ballerini. Sarà una grande serata di divertimento, io vi aspetto. Allora, ho mandato un SMS con una domanda al teacher, la Marilu ti sta dicendo e tu non hai ancora risposto. Volevo dirti, sta arrivando. Un caffè. Ecco, col caffè in mano adesso Marilu carissima, il teacher ti risponde. Sì, teacher, però prima devi leggere, prima di, perché sennò non sai cosa rispondere. È una ce la faccio, eh. Ce la può fare. Intanto vi ringrazio quanti siete davvero tantissimi. Addirittura si sono collegati dal Sud Australia questa sera e vi ricordo che la puntata della volta scorsa, di lunedì scorso, ha raggiunto delle punte incredibili. Abbiamo toccato le oltre 1200 visualizzazioni e siamo più su oltre 3500 pagine, quindi è davvero stata una gran bella cosa. Vai! Ah. Prova, vediamo, spero che si senta. Ho un paio di allievi che sono bravissimi a memorizzare quello che è sempre sul tema di fare. Ok. Quando si chiedeva un suggerimento per quanto riguarda il tempo. Che ci sono, abbiamo a molti maestri, succede a tutti, penso, di avere degli allievi che sono bravi a memorizzare i passi, ma non si sente il tempo. Quella del tempo è una di quelle situazioni un po' da prendere con le pinze, perché è molto difficile riuscire a prendere il tempo quando non si ha la capacità di sentirlo, di automatizzarlo nel proprio corpo. Per mia esperienza, ogni 10 persone
una o due riescono a, lavorando duramente, a prendere quello che è il tempo. Ciò significa che è possibile. La prima cosa è dire ai ragazzi che c'è questo problema legato al tempo, perciò ci sarà un lavoro diverso rispetto agli altri, perché è una situazione da trattare in maniera diversa, perciò bisogna riuscire a dirlo già appena se ne accorge, perché altrimenti questi vedranno la differenza di capacità, altri. Esatto, in rapporto con gli altri ragazzi. Perciò bisognerà prendere un po' da parte, senza logicamente farsi sentire, sempre trattare in queste situazioni solo singolarmente, a tu per tu con le persone, e dire che c'è un determinato lavoro da fare che è diverso, e sarà un lavoro da fare non durante il corso, ma prima del corso, dopo il corso e durante tutto il resto della propria settimana della propria vita. Per poter riuscire a sentire il tempo, è un lavoro duro. Deve essere prima di tutto l'allievo che deve comprendere questa mancanza e deve capire che deve lavorare molto per poter assimilare il tempo. Come esercizi da poter fare, si usano dei passi per farlo a livello corporeo. Ok, noi prendiamo ad esempio uno shuffle, ok, perciò i cha-cha, gli shuffle, e bisogna partire con un tempo molto lento. Chi non sente il tempo non riesce a dare una tempistica temporale nella velocità, ma nel breve riescono a darlo. Perciò se noi usiamo un tempo scandito come 1, 2, 3, 4, è troppo veloce. Prendiamo un tempo più corto, più lungo nella di BPM, perciò con i BPM che rendono la canzone molto più lenta. Perciò il tempo dovrebbe essere 1, 2, 3, 4. Questa qui è la sequenza che bisognerebbe tenere almeno all'inizio. Poi cambia da persona a persona. L'esercizio da fare è con questi shuffle, perciò prendere questo tempo lento, iniziare a metterci il sincopato, perciò sarà 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Capire fino a dove, fino a qual è la velocità che la persona, che questo ragazzo riesce a tenere. Mamma mia, è difficile qua per... Vuoi alzarti in piedi? No. Puoi anche indietreggiare fino a un po'. Noi facciamo questo esercizio a capire quando riesce a tenerlo lentamente. Di solito molto lento riescono a tenerlo. 1 e 2. Battendo. Bisogna battere i piedi, perché la vibrazione del corpo ti fa andare a tempo. Non ti fa assimilare il tempo, però ti fa andare al tempo con gli altri, ma se poi togli questa vibrazione hai perso tutto, non l'hai imparato. Però all'inizio noi andiamo a lavorare in questa maniera, perciò si parte lentamente con degli shuffle, si fa fare il giro della pista 1 e 2 3 e 4 5. Quando hai fatto un giro della pista, una pista insomma non deve essere chilometrica, per almeno un minuto si lavora con questi shuffle, si inizia a aumentarlo gradualmente, si inizia a aumentare sempre più veloce. Quando si vede che non tiene più il tempo, ecco che hai superato il limite, si diminuisce. Lo si fa per 5 minuti a lezione, non di più. La volta dopo si ripete lo stesso esercizio, si dovrebbe aumentare quella linea temporale come velocità. Perciò un po' alla volta dare sempre questa linea temporale. Perciò con degli shuffle partire lentamente e andare ad aumentare, si va un po' alla volta a dare delle spinte per poter sentire di più il tempo, partendo sempre da quello che è percepibile come velocità. Altra situazione è quella di dire di lavorare a casa mantenendo il tempo schioccando le dita. Perciò senti una canzone, schiocchi le dita, ma non deve essere da solo, perché se non sente il tempo non sa se sta andando a tempo schioccando le dita. Perciò è un lavoro che deve fare con qualcuno che sente il tempo e gli dice sì, stai facendo giusto. Perciò tutti i lavori, esercizi che una persona deve fare, non deve farlo da solo, perché non ha la capacità di comprendere se sta facendo giusto o sbagliato. Deve esserci qualcuno che lo deve indirizzare un po' alla volta. Questi sono degli esercizi che già lì ti danno 3-4 mesi di lavoro da fare senza nessun problema. E quando invece, per chi non sente il tempo,
e durante la lezione si vuole fare in modo che abbia dei risultati, che sia contento, che vada bene, bisogna usare la vibrazione corporea. La vibrazione del corpo è un'altra di quelle situazioni che ti fa sentire il tempo. Perciò battere i piedi ad ogni passo crea quella vibrazione che ti permette di andare a tempo. Non lo fai più attraverso l'udito, ciò che percepisci, ma lo fai attraverso il corpo. Il corpo recepisce molto di più di quello che fanno le nostre orecchie a livello di musica e di tempo. Perciò la vibrazione corporea, fare degli stomp, fare tutti i passi molto battuti, qualsiasi sia il ballo, basta che sia in grado di andare con quella velocità, riuscirà ad andare a tempo. Spero di aver risposto. Spero che Marilu sia stato esaustivo. Igor, poi se avete altre richieste in merito siamo qui disponibili. Io ho ringraziato Teddy perché ha detto che capisce tutto perfettamente. È stato carinissimo, gli ho risposto adesso. Ciao Teddy! E niente, ci sta anche risalutando, mandandoci dei grandi baci. Allora, io volevo proporvi anche un altro brano di Loris. Sì. Allora, ci vuole, ragazzi, è rimasto un po' indietro di country, anche questo. Abbiamo parlato di musica, di ballo, ma la cosa più bella è anche cenato, Igor. Insomma, ci vuole uno spuntino, avrà fatto ogni voglia a tutti quelli che stanno guardando. Lo spuntino di mezzanotte. È vero, infatti Matteo t'ha anche chiamato. Che per me è la mia cena. Scusami, volevo dire, hai guardato se c'erano degli altri messaggi, perché sennò dopo ci scrivono per dire che ci hanno scritto e nel tuo cellulare, nel numero che abbiamo lasciato. Guardo. Se ti hanno mandato degli SMS, dei WhatsApp, eccetera, che devi rispondere, che sei rimasto indietro per qualche motivo, che non sia Facebook, ma che siano scusate, ma qua siamo one man machine di tutto di più. Non l'avevo mai visto con 40 mani da... Cioè, ci sono dei numeri che non conosco, dovrei stare qui a leggere un po'. Che te li hanno mandati o è attenzione, ti sta finendo la ricarica? Sì, c'è qualche domanda. C'è qualche domanda da maestro? Però adesso che ore sono? Andiamo col video di Loris. DJ. Sì, andiamo col video di Loris. Abbiamo toccato le due ore, quindi noi in realtà dovremmo finire. Perciò intanto mandiamo il video, ascoltiamoci una canzone e poi salutiamo. Allora, io del DJ Loris. Ci ha proposto Esta James, If That Ain't Country, una cosa un po' particolare proposta da me, perché qui si vede quando la musica si evolve, un video super country ma con musica tradizionale che si mischia alle nuove sonorità rap, funky e rock. Video bellissimo dedicato ai rodei e ai cowboy, ma con musica sicuramente innovativa. Ragazzi, meraviglioso davvero, quindi ci guardiamo, ascoltiamola, questa cosa di DJ Loris, e intanto io ve lo propongo qui, bellissimo, in questa veste, e questo qui è il brano. Intanto fumo una sigaretta, si può dire? Si può dire, si può dire. Fumo una sigaretta. Ciao. E siamo tornati. Siamo tornati. Io chiedo scusa a Marilu perché avevo cambiato i numerini, quindi avevo fatto partire un'altra canzone, non era quella. Devo dire che mi è piaciuta molto la sua... Sì. Vorrei dire una cosa io a Marilu, perché ma è bravo sto DJ, quasi quasi lo sposo. Esatto. Lo sconsiglio perché è gay. Non puoi. No. Bravo ragazzo, mio amico. Marilu, io non lo so se hai sentito questa cosa, un bravo ragazzo, un suo amico, ma è gay, cioè non lo so, stanno diventando nonni due, te lo voglio dire. Allora, una cosa importante per te, prossima volta, sì, con gli stivali o con le scarpe, no, con l'infradito. Scusate ragazzi, ma io ho i piedini scucci perché qua è un freddo dell'ostrica, voi non potete vedere fuori, ma ci sono gli alberi piegati così dal vento, non so da voi cosa sta accadendo. Poi stavo guardando adesso, non so se si vede il banco, perché lì si vede un po' il bancone, ho detto cacchio, ho lasciato tutti i bicchieri fuori, ho fatto il corso di ballo, cosa succede? La gente impara a ballare. E beve. Ma avevo fatto fuori una ventina di birre, eravamo in sette, e io non so che allievi ho. No, ma è il maestro che poi insegna, no, voglio dire. C'era un ragazzo che festeggiava, l'ho fatto da bere a tutti. No, ma scusa un attimo, non era quello che ti ha poi fatto le birre, che ha detto che sta cercando lavoro come... Sì. No, in realtà ha detto, ho iniziato un corso di country, sto imparando a spinare la birra. Ho detto, vabbè, può darsi che sia una... Secondo me è la filosofia di Gianluti X. Sì, e deve essere una roba di DJ da bancone. Quindi potrebbe essere una... C'è il cowboy da bancone? No, il cowboy è da bancone. Il cowboy non balla di solito? Prima c'ha il bancone.
Sì, comunque c'è. Il cowboy da bancone. Allora, signori, la Marilu sta ridendo, te lo voglio dire, alla tua battuta. Ormai sei già sposato, non si può fare più nulla. Allora, ragazzi, noi purtroppo siamo arrivati alla fine del tempo a noi concesso. Voi siete stati impeccabili, bravissimi, perché ci avete seguito per ben 2 ore, anche se è un orario tardo. Ci ha fatto davvero piacere che siate stati con noi, perché abbiamo sentito il vostro calore. Sì, tanto. Scusate, sono i momenti di salute, io sono un po'... No, mi stavo divertendo, stavo iniziando a prendersi mano, a parlare un po' di più. Allora, ti lascio, vai, no. Finisci. No, adesso saluti Teddy, saluti tutti, vai. Sì, un saluto caloroso a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Metterò l'argomento sulla mia pagina Facebook, e anche Tiziana metterà quelli che potrebbero essere gli argomenti che tratteremo la prossima puntata, proprio per invogliare anche chi vuole fare delle domande o avere qualche... informazioni in più, qualche altro punto di vista. Certo. Perciò mi raccomando, ricordatevi, chi è interessato potrà anche rivedere poi la trasmissione in differita e mandare le domande anche su questo numero di telefono via SMS anche durante la settimana. Poi vedremo di capire come dare una risposta, se direttamente o anche attraverso l'SMS. Allora, io volevo ricordarvi velocissimamente che questa sera ci hanno seguito, questa notte in realtà, ci hanno seguito dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dalla Liguria, dal sud dell'Australia, e ci hanno seguito dalla Campania, dalla Toscana e dalla Francia. Quindi grazie a tutti voi che siete stati con noi, abbiamo toccato le 406 persone che hanno già visto. Abbiamo proprio toccate. Ma proprio. Toccate sì, con sì. mano, ma sicuramente poi domani, dopodomani, come però diceva. In posti che si Barbara poteva. Barbara, non ti preoccupare. Che si poteva, no Barbara, c'ero qui io, fidati di me, guarda che faccia che c'ho. E la puntata della volta scorsa, come dicevo, è arrivata a toccare le 1000 visualizzazioni di persone uniche. Persone uniche, quello che tengo a dire è quello. Soli. Ma no, persone uniche che sono soli, era perché effettivamente alle volte uno dice, ah ma l'ho visto 1000 persone, per forza c'ha la zia che non sa cosa fare, ogni volta clicca. No, no, persone uniche vuol dire che ci sono state 1000 persone diverse che hanno visto il pacchetto, e c'è stata gente che ha risposto mentre se lo leggeva, perché io ieri ho trovato una ragazza carinissima che saluto, ciao, che si è guardata tutta la puntata delle 2 ore e faceva i commenti mentre noi parlavamo, per cui io ho ricevuto i 10 commenti e non sapevo che distanza li aveva fatti, è stato bellissimo. E quindi godetevi questa puntata in attesa della prossima. Okay. Io vi aspetto, se riesco, perché stiamo un po' facendo le corse, mercoledì dalle ore 18 per la nostra puntata di Country Live, dove ci sono anche tutti gli altri personaggi di questo grande mondo Country Live. Non si parlerà solo di ballo e di musica, ma anche di storia, cultura, tradizione e spiritualità, ovviamente con la nostra Sara Albarese, Marilu Teseo, Loris DJ e tutti gli altri. Abbiamo iniziato anche con Stefano Bandini la storia della musica, quindi sono tanti amici che saranno con noi. Se invece volete rivedere la puntata, però in modo serioso, in modo istituzionale, noi vi aspettiamo. Allora non ci sono io. Sì, sei te lo stesso, in modo istituzionale ci sei te. Su Video Brescia vi aspetto tutte le domeniche sere dalle ore 22, canale 273, per tutti gli amici della Lombardia. Per chi non risiede in quella zona, basta che su Google scriva Video Brescia Gruppo Ravizzi e trova proprio la televisione, si vede benissimo. Io nella non puntata mi ricorderò c'è anche mai te. Tutti questi nomi. Ma sì, ma loro vanno a rivedere la puntata, sì, andiamo. Allora, grazie a salutiamo tutti, con l'ultimo video e ci vediamo la prossima volta. Esatto, allora io saluto, aspetta che avevo non ho capito perché mi entra l'audio, ecco, perfetto, perché io ce la posso fare. E siccome eravamo uno in meno e prima hai detto ma questo no, questo è Alan Jackson, se chi frequenta il mondo country non conosce Alan Jackson deve proprio essere un principiante, perché forse l'immagine è la voce più popolare del new country, questo pezzo del 93, Chattauchi. Ma è sicuramente il pezzo che negli anni 90 ha spopolato anche fra i ballerini di line dance, video tipico e divertente di quell'epoca, con immagini e scene tipicamente da divertimento. Perché un nome così strano, Chattauchi? È il titolo della canzone. Non è un nome non è un nome inglese tradotto, no? È proprio inventato. Che cosa voglia dire? Ecco. Lo sapevo anche, però sai che io non ho nome. Lo sapeva, ma non pensa. Studia. Questo qui è uno dei balli, come dicevo, su questa canzone c'era un ballo appunto negli anni 90 ed era, quando è nato, non era come adesso, aveva un tempo in meno.
Cosa vuol dire? Allora, era un ballo, ok? I balli sono costruiti da dei passi. Ok, sì. Okay. Otto, sono sequenze, di solito sequenze da otto okay, tempi. Ok, ok, ok. Non mi ricordo, 32 tempi adesso la stanno facendo. Aveva 31 tempi. E come si ballava? Non si ballava? No, hanno aggiunto uno stomp alla fine. Mentre quando è nato il ballo, che è stato portato avanti per un po' di tempo, con questa canzone lo si ballava con un tempo in meno rispetto ad adesso. Però qualche maestro ha detto, no, come si fa qua? Le sequenze devono essere da otto tempi. Non puoi farmi la sequenza finale così di sette tempi, anche perché quella musica non ci sta. Vero. Però il ballo è nato ed è stato fatto per parecchi anni con un tempo in meno rispetto a quello che si faceva adesso. Ma tu pensa, e il ballo ha lo stesso nome della canzone? No, è lo stesso ballo, sì. Perché no, perché so che di solito nel country i balli alle volte non hanno il medesimo nome del brano della canzone. Lì dipende dal coreografo. Ah, se decide di mettere un nome proprio, sì. Esatto. Quindi questo è sempre Chattahoochee, sia il nome del ballo che il nome della canzone. Una volta si usava solo il nome della canzone esatto. Per individuare il ballo, o almeno la prima canzone con cui è stato fatto quel ballo. Ecco. Benissimo. Bene. Allora io ringrazio tutti voi per essere stati con noi. Grazie Igor di questa grazie. Bellissima serata insieme. Grazie alla nostra moderatrice, la Tiziana, che è bravissima. La nostra moderatrice di ieri. Ma presentatrice, di tutto, fa di tutto. Sarina, e non ti ho detto, e lo svelo in privato, che vengo direttamente da Canale Italia stasera, dove ho presentato il mio nuovo pezzo. Che io guardo sempre che ho scritto. Canale Italia. No, perché è per il liscio, non c'entra con voi. E stasera hanno presentato il mio brano che ho scritto e ho anche cantato. Ciao! Ciao a tutti! Al prossimo! Vi lasciamo con Chattahoochee. Al prossimo lunedì! Ciao ragazzi, ciao!